Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi o tra oggi e domani ci dovrebbe essere la prima uscita, diciamo, del mercato di gennaio. Setin dovrebbe andare in patria nel campionato di Super League in Turchia alla squadra allenata Vincenzo Montella, che dovrebbe essere l'Adana Demirspor. Se non ho detto Adana Demirspor, se non sbaglio si chiama così. Comunque già da tutti i nomi strani, non so se ho storpiato, credo di no. Ovviamente questo è come dici, no? È come quando tu giochi alla scommessa col vino, come ho già detto, è uno bravo che ha scommesso quasi sempre, cioè scommesso e vinto, ogni tanto un flop lo faci. Questo qua è uno dei flop di Corvino, ma ci sta, caso su 10 giocatori, 9 li innesti e uno no, ci sta, perché questo è, poteva essere, come devi dire, un'occasione di mercato, no? Come dice Corvino, le occasioni di mercato, ovviamente, molto spesso sono andate a favore, in questo caso no, quindi è stato un flop da parte di Corvino, ovviamente, che... cioè in 4 anni poi ha giocato forse 3 volte, 4 volte, però è venuto qua in cerca di rilancio, è chiaro. Poi è stato infortunato, forse magari sarà stato un inizio infortunato, poi sappiamo già come funzionano queste cose, poi gli infortuni diventano più duraturi, perché poi ovviamente non, quando uno rientri più, quando poi ci sono giocatori che al tuo posto fanno bene, ovviamente l'infortunio si allunga, lo sapete già, fortuno falso, sapete, non c'è bisogno di bulatico, la sapete già. Questi infortuni si prolungano per 4-5 mesi, poi una volta che sei, diciamo, arruolabile, ormai ha perso lo posto e quindi giustamente devi andare via. Il Verona, ovviamente, di comune accordo con il Lecce, l'ha mandato in patria, giustamente, perché lo Bagnone tocca a Scioca, quindi non è che può stare qua e sverna in panchina, mi sembra anche giusto. Quindi questa è la prima uscita. Vabbè, il Lecce non è che l'ha pagato, in prestito l'ha preso, però si dovrebbe comunque alleggerire l'ingaggio, ma non so quanto è preciso, però questa è la prima uscita. Poi c'è, per quanto riguarda Rodriguez e Listowski, che sono stati chiesti dal Benevento, il Lecce comunque vorrebbe dargli solo in prestito, almeno Rodriguez, invece il Benevento vorrebbe qualche obbligo, qualche cosa, ecco perché ancora non sono andati. Sicuramente io spero che vadano via, ma no, perché io Rodriguez, tutti vogliamo un gran bene, speriamo che faccia bene e che ritorni qui da campione, è già campione, speriamo che ritorni ancora più forte, e quindi spero che vada in Serie B e che possa giocare e quindi comunque far vedere che lui è forte, quindi speriamo bene ragazzi sotto questo aspetto. Rodriguez e Listowski, per il resto altre notizie del mercato, beh, c'è Luterzino già della Fiorentina, beh, c'è Venuti, praticamente lui Lecce le si è catta tutta la Fiorentina, c'è De Venuti, però ovviamente c'ha ingaggio alto e poi è sinistro, quindi non servirebbe, e poi comunque c'è Bologna, altri e poi c'è qualche terzino, c'è un terzino destro che non mi ricordo come cacchio si chiama, che Lecce lo aveva, il terzino dell'Atalanta, no? Quello giovane lì, però non mi ricordo come cazzo si chiama. Vabbè, casomai ve lo scrivo sotto in descrizione, se voi ve lo sapete io comunque vi do le notizie, giustamente, però poi dici no, oh grazie, se cazzo faccio. Comunque c'è un terzino, l'interesse di un terzino Atalanta giovane, che quest'anno comunque ha pure giocato, però ovviamente è una trattativa molto complicata, no? Questo è. Per il resto altre notizie del mercato non c'è, se voi sapete qualche notizia me lo dite voi a me, mi scrivete e mi rendete partecipi. Comunque per quanto riguarda, sapete che io scherzo, dai, no picca, bisogna scherzare, sapete che sono simpatico, almeno spero. Comunque, per quanto riguarda sabato, praticamente si sono venduti pure i bagni, praticamente i cessi, si è venduto tutto, perché non ci sono biglietti, i 2000 posti mi sa che sono pure esauriti, mo stanno cercando di trovare qualche altro buco, non lo so, lo devono trovare, secondo me potrebbero fare, non lo so, vabbè, puttana, sottoterra magari, guardare da sotto, no vabbè, sto dicendo una cazzata, immaginate voi sotto che le persone guardano, al posto di guardare da dall'alto verso il basso, guardi dal basso verso l'alto, al contrario, vabbè, sto dicendo cazzate, dai, lasciate finta, fate finta che non ho detto nulla. Comunque, hanno venduto qualsiasi biglietto possibile, immaginabile, quindi ragazzi, tutti esauriti e ci sarà un bordello. Il settore ospite del Milan completamente esaurito, non lo so se gli hanno dato qualche altro, un pezzettino alla sud, non credo comunque, che sono già, se no succedono sempre casini, giustamente, che devono stare, castano gioco, stanno tranquilli, ma è normale che esultano, fanno, e poi potono succedere i bordelli. Purtroppo ancora a noi questa mentalità, purtroppo, non lo so, perché qua poi dipende, in Inghilterra lo fanno, ovviamente se picca picca baffaci casino già ti arrestano, ti date come la chiave. Non so se qui in Italia veramente ci sarà che tutti quanti senza barriere, senza manco entrare nel campo, barriere senza entrare, cioè barriere diciamo tolte dal campo e anche per dividere diciamo i settori.
non lo so se ci sarà un domani in Italia, la vedo un po' dura perché qui comunque il tifo è molto acceso, mi dice, anche in Inghilterra, sì, anche in Inghilterra, gli hooligans e compagnia bella e anche altre cose successe, insomma. E quindi sì, però non lo so se faranno mai una cosa del genere. Comunque, fatto sta, se voi, tu dici, voi mi state chiedendo, ma tu sei a favore o meno di questa cosa? Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetelo sotto in descrizione. Non lo so, sinceramente, mi dovrei trovare nella situazione, per quello è il problema. Io posso dire pure che sono a favore, giusto? Poi io sto qua e a fianco a me esulta uno e dice cucchione, merda, io magistrato citto. Non lo so se riesco, mi trovo, non credo che mi starmi zitto, quindi no, vi dico di no, non sono a favore, quindi io sono per la civiltà, non significa che andiamo a battere, però comunque un minimo di divisione, un minimo di conferenza ci deve essere fra una cosa, perché sfotto, grida, insulti e cose varie ci saranno sempre, fa parte del calcio insultarsi, discutere, fare, è normale, ci deve essere una barriera che ne divide, che esseri umani siamo. Cioè, voglio dire, nel senso, puoi fare sempre la cazzata, ti puoi trovare in una situazione brutta, poi fa la cazzata, poi dice vabbè, poi ti arrestano, ma intanto l'ha fatta la cazzata. Quindi, secondo me, è meglio che ci siano sempre delle divisioni, delle barriere e quant'altro. Magari potrebbero togliere, vabbè, io dici sì, puoi attere un giocatore, vabbè, puoi togliere quelle che vanno dentro il campo, che magari sono brutte, quelle. Però, come dici, no, se magari la squadra tua sta vai fiacca, magari qualche dono salta in mente, questo un po', vabbè, casomai lo fanno lo stesso, però è più difficile. E salta e batte qualche giocatore, può anche succedere, qua in Italia queste cose possono succedere, ma non solo in Italia, nel resto, in tutte parti, quindi non sarei a favore, questo no, però io sono sempre a favore della civiltà, non è cose subali cristiani, mazzate, risse, no, questo no, però neanche con Gustavo De Costa Lauro liberi così, no, non credo, poi bisogna trovarsi la situazione, magari ci vorranno anni, ma la vedo tutta. Fatemi sapere cosa pensate di questo. Ci vediamo alla prossima. Sempre su Forza Lecce. E domani parlerò, diciamo, della, come si dice, della formazione. E vi dirò, insomma, come la penso io, ovviamente, sempre a modo mio. Le formazioni, diciamo, probabili formazioni. Spero di indovinarla. Che ogni tanto l'ha messo e ogni tanto l'ha messo. Dipende. Ma che volta l'ha già messuta, però, Questo sì, dai, dovete dirmelo, no? Comunque, veramente, ragazzi, aspetta una partita difficile, molto difficile. Anche se il Milan ha perso in Coppa Italia, ha snobbato un po' la Coppa Italia, questo sì. Poi ha giocato con le riserve, poi sono entrati i titolari. Hanno fatto 120 minuti, quindi sono stanchi, quindi noi saremo freschi, quindi dobbiamo approfittare anche di questo, e sicuramente saranno un po' più stanchi, anche se loro sono abituati a fare Champions League, campionato, coppe, tutto questo, sì, ovviamente sono più abituati di noi, no? Questo sì, è chiaro, però comunque dai, speriamo bene, dai, speriamo di continuare questo trend di risultati di conseguire. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, Forza Lecce, sempre, fai!